Lei è il signor? Viola. Nome, luogo, Francesco. Di nascita. Nato a Catania, 11-10-59. Sì. Lei è imputato attualmente in procedimento penale? Sì. Attualmente imputato per quale reato, signor? Ma... Ci sono reati associativi? C'è una... perché sia ancora in istruttoria. Per reati associativi? Sì. Quindi lei ha diritto ad essere assistito da un difensore, ha un avvocato? L'avvocato Colonna del foro di Messina. Oggi sostituito dall'avvocato Amato, presente in aula, e poi ha facoltà di astenersi dal rispondere alle domande, questo lei lo sa. E deve dichiarare se intende sottoporsi all'esame oppure no. Sì, sì. Allora il pubblico ministero può procedere, silenzio in aula. Signor Viola, innanzitutto lei ha qualche soprannome? Sì, Barry White. Da quanto tempo ha iniziato a collaborare con la giustizia? Dal 93. Periodo? Ma nell'estate del 93, maggio-giugno. Lei è stato inserito in qualche gruppo criminale operante a Catania? Sì. Inizialmente negli anni 80 con quello di Alfio Ferlito e poi Salvatore Pillera, Salvatore Cappello, insomma, il clan Pillera. Ed è rimasto sempre in questo gruppo? Sì. Ci vuole... così sinteticamente riferire sul suo ingresso nel gruppo Ferlito? Niente, io negli anni 80 mi trovo a carcere di Catania, quindi e mi sono inserito, diciamo, mi hanno arrestato per una rapina in una banca e mi sono inserito in questo gruppo che all'epoca era esistente, l'Affio Ferlito. Dopodiché rimango in carcere circa 2 anni, esco da carcere nell'82, agosto 82, e vado a trovare dei componenti del clan Ferlito, che all'epoca c'era Michele Vinciguerra, Salvatore Pillera e altri personaggi, Gaetano Laudani, che sono stati poi riarrestati con me nella Villa Bunghiera di Valverde nell'82. Quindi niente, esco da carcere e vado in questa villa, ci rimango pochi giorni e siamo stati riarrestati appunto con quelle armi che ci hanno trovato, e da lì inizia tutta, diciamo, una serie che io rimango fino al 93 appunto con questo clan, con i vari passaggi dei responsabili dell'organizzazione, quindi prima Affio Ferlito, dopo Salvatore Pillera, dopo Castorina Santo con Giovanni Fazio Sciuto, poi con Salvatore Pippo Sciuto, poi con Salvatore Cappello, fin quando poi anche questi gruppi, cioè nel 93, prima della mia collaborazione, io cercavo di dividere i gruppi per rimanere solo noi, divisi da Salvatore Cappello. Cioè, vuole chiarire questo ultimo passaggio? Niente, l'ultimo passaggio è che il gruppo Pillera, cioè ero io, diciamo, che lo guidavo insieme a Nuccio Ieni e cercavo di dividermi da Salvatore Cappello, questo qua, in modo che rimanevamo da soli. Cioè, non volevamo rompere il gruppo fra Pillera e Cappello, questo qua. Cioè, si sarebbe diviso questo gruppo? Si doveva dividere, sì. E poi si è diviso effettivamente? Sì, ci siamo allontanati, ma poi subito dopo io mi sono messo a collaborare con la giustizia, quindi... Quindi sostanzialmente mi pare di capire che c'è stato un momento in prossimità della sua collaborazione che l'originario sì. gruppo Cappello Pillera si è diviso, una frangia con Cappello e una frangia con Pillera. Sì, sì, sì. In questa divisione, posto che è un personaggio di cui si è già detto nel corso di questo dibattimento, Strano Stellario che posizione ha assunto? Strano Stellario ha assunto sempre la posizione di un capo dell'organizzazione. Cioè è andato con Pillera o con Cappello? Questa è la domanda.
No, con Pillera. Con Pillera. Ecco, ci vuole un po' ricostruire il sistema delle alleanze o comunque dei contrasti all'interno della criminalità organizzata dal momento del suo ingresso nel gruppo Ferlito. Ovviamente lei ricorda di aver già reso dichiarazioni su questi argomenti dinanzi alla Corte d'Assise di Catania a Bologna? Sì, abbiamo parlato di qualcosa, si è parlato. Quindi ora, un po' sinteticamente, vogliamo ricostruire un po' il sistema delle alleanze e dei contrasti all'interno di questo originario gruppo Ferlito e comunque negli anni successivi? Allora, niente, io approfondisco le cose del clan, diciamo, nel momento in cui frequento appunto per pochi giorni la Villa Bunker. Quindi anche prima sapevo qualcosa, ma eravamo in carcere, quindi... Vogliamo ripetere, lei quando esce dal carcere e va nella Villa Bunker? Allora, io esco dal carcere nell'82 e vado... Periodo giugno, mi sembra, 82. Sì. E vado appunto nella Villa Bunker. Ci va con altre persone o da solo? No, ci vado accompagnato io in questa villa... mi ci hanno accompagnato, ma adesso mi sta sfuggendo con chi ci sono andato. Comunque, dove l'ho conosciuto, c'erano parecchie persone che conoscevo e altri che li ho conosciuti là. Quindi, niente, quello era il periodo, diciamo, che loro erano nascosti perché c'era una guerra in atto con Benedetto Santa Paola, che è durata appunto, alla quale c'era stata la morte di F. Ferlito e la morte di altri personaggi del gruppo, sia Pellera che sia di Santa Paola. Quindi dopodiché noi siamo stati arrestati il 9 agosto dell'82 dello stesso anno. E quindi quelle erano, diciamo, le cose che io ho appreso più da vicino, cioè questa guerra fra il Santa Paola e il Ferlito, no? Quindi da chi l'ha presa? Dai fatti che erano successi, e poi io mi sono inserito in questo clan, quindi venivo aggiornato da tutto quello che succedeva. Ecco, all'interno della Villa Bunker chi c'era al momento dell'arresto? Cerchiamo di ricostruire. Al momento dell'arresto eravamo in 8 persone, però la villa era frequentata un po' da tutti. Ci vuole dire da chi era frequentata? Chi erano le 8 persone che sono state arrestate? Allora, le persone arrestate ero io, Alfio Amato, Michele Vinciguerra, Arturo Cattabiano, Salvatore Gritti, Gaetano Laudani, Rosario Cavallaro e Sebastiano Cavallaro, erano padre e figlio. Aveva qualche soprannome? Un fratello, Iano Fratello. E chi frequentava questa villa? Allora, personaggi del clan di Nina Savasta sarebbe Orazio Nicolosi, personaggi del nostro clan stesso, tipo... Chi era il capo del gruppo della Savasta? Sempre lui, a Savasta, cioè Nino Puglisi. Nino Puglisi, sì. Poi? E poi altri personaggi tipo Sciuto, tipo Salvatore Cappello, tipo i fratelli Laudani. Cioè era... la frequentavano Nino Stranostellario, cioè... sempre venivano, stavano un pochettino, si discuteva dei problemi attuali e se ne andavano, rimanevano, però nel momento dell'arresto eravamo noi là, siamo stati... Ecco, e le informazioni sulla guerra da chi le ha prese? Ma già la guerra, che c'era la guerra in atto a Catania fra Fioferlito e Santa Paola, già la sapevo all'interno del carcere. Quindi, perché erano fatti che si vivevano tutti i giorni, omicidi che si commettevano sia da un lato che sia dall'altro lato. Quindi era una cosa che, anche se io era da poco che facevo parte da quel clan, però lo si sapeva anche chi non faceva parte dei clan, che c'era questa guerra attuale. Però poi, man mano che io appunto frequentavo tutte le persone del mio clan, venivo informato di tutto quello che succedeva e le cose che gli omicidi che si commettevano, tutte queste cose qua. Quindi poi esco e ho dei contatti con gli alleati nostri, tipo appunto Nina Savasta,
tipo altri personaggi del momento, non, mo adesso non. Comunque, e niente, e mi raccontavano le cose che si dovevano fare, che si dovevano discutere. Ecco, un attimino, innanzitutto per quelli, per i fatti di sangue che si sono verificati prima che lei venisse, di cui ha saputo in carcere, ma che si sono verificati prima del suo arresto nella villa Bunghero, ricorda? Lei ha parlato di omicidi di entrambe le parti, ricorda qualcuno di questi? Ma lo stesso omicidio, per esempio, di F. Ferlito è stato prima che io uscisse dal carcere. Sì. Quindi da noi c'era stato, diciamo, appena che si è saputa la morte di questo qua, c'è stato un pochettino di rammarico, oppure la morte di Salvatore Palermo e Cammiano Lambatina, altri omicidi che adesso mi sfuggono, però ce ne sono stati tanti, diciamo. Quindi, e niente, dentro il carcere noi ne parlavamo sempre di questi fatti, no? Infatti io quando esco dal carcere, esco che mi viene consegnata una lettera, la porto. Quando esce? Il mese di giugno. Stiamo parlando prima quindi della villa Bunker. Sì, sì. Prima. Quindi esce dal carcere? E vado a trovare a loro in questa villa Bunker, dove là si parlava che si dovevano organizzare appunto delle spedizioni punitive nei confronti della famiglia Santa Paola e tutte queste cose qua. Cioè, si parla in particolare qualcuna di queste spedizioni programmate o portate a terra? Guarda, là c'era stato un omicidio nella villa prima che io arrivasse. Appunto. Era stato nella villa, che significa dentro la villa oppure? Sì, dentro la casa, cioè hanno prelevato un certo Franco Chiebaffi, mi sembra che si chiama Grillo. L'hanno prelevato Grillo, se non sbaglio. L'hanno prelevato a Catania, non mi ricordo la zona dove l'hanno sequestrato, e l'hanno portato appunto nella villa per essere interrogato, perché loro volevano sapere che fine avevano fatto i corpi di Carmelo Del Nullo, sarebbe Lambatina, e Salvatore Palermo. Quindi niente, hanno interrogato a questo qua, questo qua gli avrà detto chi era stato a uccidere, diciamo, i due scomparsi, no? Quindi, e niente, poi è stato strangolato e l'hanno buttato dentro una macchina, nel cofano posteriore, e l'hanno messo di fronte alla Pammacar di Viale Vittorio Veneto, per dare un segnale alla famiglia Santa Paola che loro avevano risposto, diciamo, con questo omicidio così. Avevano risposto a che cosa? Agli omicidi che erano stati commessi precedentemente dalla famiglia Santa Paola. Ecco, ma questo omicidio, lei ha detto, si è verificato nella villa Bunker, ma lei era presente oppure? No, no, io sono arrivato dopo. Quindi è uno di quegli omicidi che si verificano, sì, prima che lei esce dal prima carcere? Prima che io esco dal carcere, sì. Ho capito. E sa questo Grillo, Franco con i baffi, che attività svolgesse? No, non me lo ricordo. Voglio dire, perché fu preso lui e non un... Ah, no, lei mi ha chiesto l'attività. Sì. L'attività non lo so, che faceva parte anche lui del clan di Santa Paola, sì. Questo perlomeno lo dicevano loro là, nella villa, che lui era un componente della famiglia Santa Paola. Quindi per questo è stato ucciso. Però di preciso quello che faceva lui, non lo so. Ecco, lei lo conosceva personalmente il Grillo? No, no. Fotograficamente lo conosceva? Lo ha mai visto in fotografia? No, no. No. Ecco, lei accennava a delle spedizioni punitive programmate o portate a termine dalla Villa Bunker. Nel periodo in cui lei ha frequentato la Villa Bunker, sì, sono fatte spedizioni nei confronti di appartenenti al Clan Santa Paola? No, si è tentato di farne qualcuno, però è stato breve tempo che poi ci hanno arrestato, quindi non ne sono successe per, diciamo, per quanto riguarda la Villa Bunker. Però i nostri alleati li commettevano qualche omicidio, tipo per esempio la Savasta,
nel suo quartiere, là, all'Angelo Custode, venivano fatti anche gli omicidi, cioè la Villa Bunghera erano tutti i personaggi di spicco dell'organizzazione che ne facevano uso di questa casa. Poi c'avevano i vari alleati, che era De Francisci con il gruppo di Natale Reito e i cognati, poi c'era Puglisi Antonino, che aveva anche i suoi affiliati. Quindi l'organizzazione era comandata da Salvatore Pellera, però appunto aveva questi gruppi che anche loro agivano per combattere la famiglia Santa Paola. Lei ha detto in particolare che di azioni portate a termine dal gruppo della Savasta, in particolare ne ricorda qualcheduna in quel periodo? Sì, c'è stato l'omicidio di Salvatore Imbattù, quello a Tondicello della Playa, che è stato ammazzato. Poi un nipote di Michele Vinciguerra, un certo Claudio Scoppione, ci dicevo, di soprannome. Ma qualcosa mi sfugge, comunque questi qua ricordo in questo momento. Siamo questi omicidi qua. Quindi quando non ne ricorda altri in questo momento? No. Lei ricorda se altri gruppi fuori della provincia fossero alleati vostri in questa della provincia, fuori di Catania, fossero alleati, sì, vostri? Sì, noi avevamo, va bene, i lautani erano nostri alleati, quindi. Poi c'avevamo la famiglia di Enzo Murabito, sì, che erano di Paternò, e loro erano affiliati appunto alla nostra organizzazione. Sono state progettate o portate a termine azioni in collaborazione con la famiglia Murabito? Sì, sempre un ferimento, quello che mi ricordo, di uno dei fratelli Aleruzzo. Un tentato omicidio mi sembra che c'è stato, e poi anche altri omicidi, però onestamente non me li ricordo quelli che sono stati commessi in quella zona. Lei conosce un personaggio chiamato Turi Gazzola? Sì. Ne sa indicare il vero nome? Salvatore, si chiama. Lazzara, se non mi sbaglio. Ecco, sa se il quale gruppo apparteneva il Lazzara? Al gruppo del Nino Puglisi. Ecco, sa se il Lazzara si è reso autore nell'ambito di questa guerra di azioni? Sì, il Lazzara sì, ha fatto un tentato omicidio, per quanto mi risulta, del Franco Ferrera o Giuseppe Ferrera, uno dei fratelli Cavarduzzo, in via di Giacomo. Dov'è la via di Giacomo? Una traversa di via Pebbiceto, zona San Cristoforo chiamata. E lei queste informazioni come fa a saperle? Niente, questa informazione l'ho saputo perché mi trovavo io nella Villa Bunghera, se non vado errato, o addirittura da Nino Savasta, ma ce l'ho un pochettino confusa l'idea. Comunque, abbiamo saputo questo fatto, man mano che, diciamo, io frequentavo appunto questa villa. In particolare mi ricordo che Salvatore Pellera per questo fatto si era un pochettino incavolato, perché è stato ferito e non è stato ucciso questo qua, cioè essendo che c'erano andate due persone, chiamiamoli inesperti, quindi lui si è ingavolato per questo fatto, cioè perché era un personaggio di spicco il Ferrera, quindi diciamo che si doveva ammazzare per forza, si doveva andare a ammazzarlo persone con più organizzazione, questo è il discorso. Quindi è stato ferito e il Pellera un pochettino si è infuriato. Cioè si è infuriato perché non era stato portato a termine l'omicidio, sì. Lei ha conosciuto Ferone Giuseppe? Sì.
sa se avesse un soprannome? Camiseta. Ecco, a quale gruppo apparteneva il Ferò? Al gruppo Pillera. E successivamente è rimasto in questo gruppo o è transitato in altri gruppi? No, successivamente parliamo negli anni 88-89, fine 88 lui insieme al Biagio Sciuto, Laudani e Claudio Di Mauro formano un altro gruppo, quello appunto denominato Pippo Digna e suo fratello, cioè dirige un altro gruppo. Ho capito. Quando lei viene arrestato, abbiamo detto la data dell'arresto per nell'82. No, per la Villa Bunker, diciamo, è sempre l'82? Sì, sempre l'82. Sì. Che mese? Agosto. Agosto dell'82. Venite arrestati e perché che cosa era successo? Perché siete stati arrestati? Niente, siamo stati arrestati perché in quella casa c'erano delle armi di tutti i generi, quindi è venuta un'operazione della polizia e ci hanno arrestato tutti quanti lì dentro. È stato ferito Michele Vinciguerra e ci hanno passato in carcere. Michele Vinciguerra quale soprannome aveva? Scicaletta, che era un cognato di Alfio Ferlito. Era il cognato di Alfio Ferlito. Le armi che sono state trovate, quali erano? Più o meno, ce ne sa così? Ma c'erano mitra, il famoso Kalashnikov, poi Thompson, bombe, pistole, fucile, insomma. Perché il famoso Kalashnikov? Perché è diventato famoso con la morte del generale della Chiesa, quindi per questo è stato, cioè è venuto più a conoscenza di tutti, quindi è diventato più famoso. Ma in che senso? Innanzitutto queste armi da dove provenivano? Questo Kalashnikov da dove provenivano? Ma queste armi erano armi che appunto il cavallaro, essendo che era un vecchio contrabbandiere di sigarette, aveva dei contatti fuori dall'Italia e gli veniva facile comprare queste armi e portarle qua in Italia. Quindi la provenienza originaria di questo mitra è prima che succedesse questa guerra con Benedetto Santa Paola, che il fratello, appunto il cavallaro, aveva acquistato delle armi. Come soprannome, quindi? Sì, fratello come soprannome. Come si chiamava esattamente questo fratello? Sebastiano Cavallaro. Sì. Niente, prima di questa guerra, parlo io addirittura negli anni fine 79-80, che io ancora non facevo parte a questa organizzazione, però sono informazioni che ho saputo dopo. Da chi li ha presi? Ma da tutti i componenti della mia organizzazione, ma di quelli che appunto però erano là nella Villa Bunker. Che appunto il cavallaro era un contrabbandiere di sigarette, quindi gli veniva facile, essendo che aveva delle barche e andavano fuori a acquistare queste sigarette, portavano anche questi mitra. Quindi c'era Ferlito ancora vivo, quando, cioè era vivo e libero, quando il fratello appunto ha sceso queste cassette con tutti questi mitra sovietici. E niente, il Ferlito, perlomeno per quanto mi riguarda, per quello che mi raccontavano, si vantava che erano arrivati i fucili che riuscivano a bucare i vetri blindati. Quindi niente, e ne ha dati un pochettino anche al Benedetto Santa Paola, perché all'epoca era l'inizio, diciamo, di una spartizione, cioè non era che era avvenuta la spartizione fra i due gruppi, ma erano ancora insieme. Quindi è così. Infatti il Cicaledda a me mi diceva, lui gli ha dato le armi e con le stesse armi si è fatto ammazzare. Queste erano le parole che mi ricordo. Ecco, ritorniamo brevemente, andiamo avanti brevemente. Lei viene arrestato nella Villa Bunker e quando viene poi scarcerato? Io vengo scarcerato poi dopo 2 anni, nell'84,
Nell'84 il Tribunale di Catania mi applica la misura di prevenzione per 5 anni che dovevo trascorrere nel Molise, e così è stato fatto. Quindi esco nell'84 e parto dopo qualche settimana per il Molise, dove vi rimango dall'84 fine 88. Fine 88. Un passo indietro, quando c'è questa guerra tra Ferlito e il gruppo Santa Paola, questa guerra poi come finisce? Si fa una pace? Sì, e poi quando noi siamo stati arrestati nell'82, sì. Ma anche precedentemente del nostro arresto, il Santa Paola mandava un certo Giuseppe Mirabile, detto Pippo Pazzo, e lo mandava nella famiglia da Savasta per fare sapere a Salvatore Pellera che lui era disposto a rifare la pace a Catania, no? Il Pellera, specialmente con la presenza di Michele Vinciguerra, rispondevano che non erano intenzionati a fare questa pace con il Santa Paola. Però dopo l'arresto nostro il Pellera è stato costretto, diciamo, a fare la pace perché era rimasto solo, diciamo. È avvenuta la pace anche senza il consenso del Vinciguerra Michele, perché era contrario a fare questa pace fra il Santa Paola e il Pellera. E c'è stato un interessamento della famiglia di Gimmi Miano di Milano, e sono stati loro stessi, diciamo, a intervenire per fare calmare le cose nella città di Catania, ed è stata fatta pace. Ecco, quindi lei va poi al soggiorno obbligato? Sì, e faccio rientro fine 88, dove trovo, cosa trovo? Di nuovo una situazione di astio fra all'interno dello stesso clan Pellera, cioè trovo che Savuccio Ballerino era stato ammazzato. Ballerino, il nome è vero? Pandetta. Era stato ammazzato dal gruppo, no, dal gruppo, da Pippo Sciuto e Company. Periodo? Fine 88, iniziano 89, ma fine 88 sono messo. Poi nel mese di dicembre dell'88. Cioè, ma quando lei, mi scusi, dopo la pace fatta nell'83, mi pare, o fino 82-83, tra Ferlito e il gruppo, tra il gruppo Ferlito e il gruppo Santa Paola, qual era la situazione della criminalità organizzata? Cioè, dopo questa pace, quali erano gli schieramenti? Che cosa si stabilì sul piano? Se si stabilì qualche cosa, ovviamente. Niente, si è stabilito che... Quali erano le alleanze? Le alleanze sono state che il Santa Paola è rimasto come era, cioè con tutti i suoi alleati, tipo Mappassodo, i Ferrera e altri personaggi che non mi ricordo. Invece il nostro gruppo Salvatore Pellera, diciamo che aveva formato per contrastare appunto il Santa Paola, i custodi che all'epoca erano stati comandati a Catania da Giuseppe Carozzo e a Milano da Gemme Miano. Quindi poi c'erano quelli di Torino che ancora... Cioè erano alleati, mi faccio capire. Fra di loro sì, era tutta una cosa, però diciamo che si sono stretti i rapporti fra il Pellera e questi di Milano e Torino. Perlomeno si simpatizzava. Invece il gruppo di Carozzo uguale, quindi c'erano delle alleanze. E poi le altre famiglie, era quella di Reido, quella di Pondina, quella da Savasta, appunto. E niente, lui era, diciamo, era riuscito. Chi? I Laudani anche, sì, con noi. I Laudani. Lisciuto, sì, all'epoca erano, li chiamiamo Pellera perché erano tutti insieme questi gruppi, no? Quindi sostanzialmente erano tutti i gruppi assieme, c'era un rapporto di alleanza, mi pare di capire, con i Custodi. Sì, perché questi qua erano tutti insieme, appunto. E dall'altra parte invece c'erano Santa Paola con i suoi alleati, il gruppo Santa Paola con i suoi alleati. Sì.
Ecco, quando lei invece, quindi questa è la situazione che lei lascia prima di andare al soggiorno obbligato. Sì, nell'84. Dal soggiorno obbligato, che situazione trova a Catania? Allora, quando io ritorno nell'88 trovo appunto questo astio fra il cappello Salvatore, che all'epoca quando sono sceso io lui era in carcere, sì, però con quelli che erano fuori. Trovo questo astio appunto fra il cappello e il gruppo Sciuto. Sciuto che era guidato da Biagio Sciuto. Quindi all'interno del vostro stesso gruppo, cioè all'interno del clan di sistema di alleanza. Sì, all'interno del clan di Salvatore Pillè. Sì. Quindi i custodi erano già da qualche tempo messi da parte. Che significa messi da parte? Da parte nel senso che non erano più affiliati nostri. Erano autonomi. Autonomi, sì. Invece il gruppo Pillera, che era stato sempre unito, diciamo che ha avuto questa rottura, no? Quindi da un lato si schierano i fratelli Sciuto con sì. Claudio De Mauro e i Laudani. Dall'altro si schiara Salvatore Cappello con i Piacenti, detti Ceusa, e Pippo Di Mauro, il padre, insieme a fratello Corato e Antonio. Quindi sì. Di Mauro, padre, e i due fratelli sono con il gruppo Pillera. Pillera Cappello, dall'altra parte gli Sciuto, lei ha detto, Claudio Di Mauro. Sì, che è un figlio del Pippo Di Mauro, il Claudio. Poi? I Laudani, c'era anche Santo Castorina all'epoca vivo, questi qua diciamo. E la Savasta? Con chi? La Savasta è alleato dei Sciuto. Quindi è da lì parte diciamo questo contrasto all'interno di questo gruppo, dove appunto ci succedono anche degli omicidi e tutta una serie di cose che è durato per qualche anno. Fino a quando? C'era anche Nino Pace nel gruppo Cappello, sì, con il suo clan. Fino a quando? Fino 90, inizio 91, così. Poi c'era stato fatto, diciamo, una specie di pace. E in questo appunto periodo di transazione hanno ucciso Nino Pace. Quindi è ripresa la guerra, diciamo. Lei ricorda più o meno l'omicidio Pace di Nino Pace quando è avvenuto? No, mi ricordo. Comunque nel 90, se non vado errato. E quindi succede questo omicidio e ricomincia la guerra? Sì, che porta altri morti, tipo il figlio di Laudani, Santo Laudani, il padre di Ceuso, di Saretto Ceuso, insomma ci sono altri morti, tanti morti. Si fa la pace poi? Si stabilisce di nuovo questa pace nel 91, se non vado errato, 91-92. Non mi ricordo bene, sì, il periodo. E niente, i Laudani rimangono con Pippo Digna, loro, e noi diciamo che rimaniamo insieme a Salvatore Cappello. E Savasta? Il gruppo della Savasta con Tigna, con, sì, conosciuto, bravo. Sì. E niente, dopodiché noi subito dopo questo fatto, 91-92, abbiamo un altro attacco da parte dei Calcagnoso, quindi che dura anche là. Calcagnoso cosa intende per Calcagnoso? Santo Mazzè. Sì. Che quindi il gruppo Cappello Pillera riceve questo attacco dopo la pace fatta con i gruppi Laudani, Sciuto e Salazza. Sì. Entra in guerra, diciamo, con il gruppo dei Calcagnoso. Sì.
E i calcagnosi all'epoca sarebbero i vecchi custodi, quelli di Garozzo. Sì. E niente, riceviamo anche questo attacco da questi, che anche là abbiamo subito parecchie vittime, quindi ci sono stati parecchi omicidi. E poi anche questa cosa, diciamo, si è fermata da sola, possiamo dirla così, che si è fermata da sola questa. E quali erano le, ad esempio, la posizione del gruppo Santa Paola in queste guerre con i cursoti? Cioè, il gruppo Cappello Pillera era alleato con altri gruppi? No. Nella guerra contro... Contro i Laudani, no, contro, stiamo parlando di quest'ultima guerra contro i Calcagnosi. Contro i cursoti, sì. No, perché là, cioè, quando noi riceviamo questi omicidi, cioè quando noi ci fanno questi omicidi dall'altro gruppo, sarebbe questo dei Mazzei, sì. In effetti a Salvatore Cappello l'avevano arrestato insieme ad Ignazio Bonaccorsi e altri personaggi che erano stati arrestati, quindi c'era, diciamo, un pochettino di sbandamento all'interno del gruppo Pillera. Noi che eravamo rimasti fuori, io mi trovavo in soggiorno obbligato, Nino Strano Stellario anche si trovava in soggiorno obbligato, però anche lui stesso e Nino Strano Stellario diceva che non dovevamo attaccare, tanto erano cose che interessavano a Salvatore Cappello più che altro, quindi noi diciamo che non ci toccava tanto da vicino. Ricorda qualcuno di questi omicidi come nomi di persone uccise durante il Prima, i primi omicidi mi sembra che sono stati quello di Sandro Romano ed Ernesto Sanfilippo, poi sussegue quello di Sergio Lo Giudice, poi quello di Arturo Cattabiano, poi altri omicidi, insomma è così. Dalla parte dei cursoti? Dalla parte della custode mi sembra che non è stato ammazzato nessuno, non mi ricordo bene, ma mi sembra, ecco, di no. E in questa guerra qual era la posizione del gruppo Santa Paola? Ma guarda, io le posso dare il nostro parere, cioè quello che si pensava all'interno della nostra gruppo, perlomeno quello che pensavamo sia io che Nino Stra... c'è opposizione? In questo momento il testo sta riferendo una sua opinione e non un dato di fatto obiettivo. Beh, ci faremo dire sulla base di quali fatti. È comunque uno di quei casi in cui è ammesso anche il giudizio. Si rigetta l'opposizione, può parlare. Può proseguire. Quindi, niente, noi pensavamo che noi avevamo subito questo attacco perché ci fosse di mezzo il Santa Paola, sicuro. Cioè, questo qua erano cose che ne discutevamo tutti i giorni, quindi era solito fare così il Santa Paolo come gruppo organizzativo, essendo che gli altri gruppi di Catania, esclusa la famiglia Santa Paolo che era quella più affermata nella piazza di Catania, gli altri erano sempre più meno stabili, diciamo, quindi avevano poca durata. E il Strano Stellario, che conosce bene appunto questa famiglia, diceva che lui si un soprannome Strano Stellario? Figlio Pesso, sì. Nino Figlio Pesso. Diceva? Che si divertiva, diciamo, che c'era lo zambino suo a fare succedere queste guerre. Lo e siccome di Nitto Santa Paola. E siccome diciamo che intelligenza di certi gruppi all'infuori del suo, diciamo, non c'era quella furbizia di poter contrastare appunto una famiglia così affermata nella piazza di Catania, quindi lui diceva che dovevamo vedercela da fuori, nel senso che si doveva aspettare che succedesse qualcosa a loro, tipo che gli ammazzavano qualcuno oppure quello di che posso dire, che arrestavano queste persone
per entrare lui, diciamo, quando avevano più spazio, cioè era il momento meno opportuno quello di agire, questo era il discorso. Il momento meno opportuno per agire da parte di chi? Da parte nostra. Quindi niente, lui diceva sempre di aspettare il momento più giusto. Aspettare il momento più giusto per, non ho capito, per fare che cosa? Per attaccare sia il Calcagnoso che in effetti sto Santo Mazzeo era un baravento per noi, cioè non è che la guerra noi ce la stavo facendo Calcagnoso. E chi per la, per la stampa, per l'opinione pubblica, sì, era il Calcagnoso che ci stava facendo la guerra a noi. Cioè il nome ci dava quello di Santo Mazzei, ma in effetti la guerra noi ce la stava facendo Benedetto Santo Paolo. Ecco, ma quali fatti vi portavano a fare, a prendere queste conclusioni? Perché il Santo Mazzei era appena uscito dal carcere, i custodi, quelli che lui si è portato dietro, che erano appunto i Mertoli, il Prevedere Carmelo, il Giusti Giovanni e altre persone, non avevano mai la forza di combattere una guerra in quel stile là. Quindi c'era la mano di un'altra organizzazione, si capiva che era un'organizzazione più combatta, più forte di quella che era in realtà i Cussoti. E Calcagnoso non la poteva avere questa forza se appena uscito si poteva organizzare in questo modo. Quindi sicuramente ci doveva essere qualcuno. Poi abbiamo avuto tante di quelle conferme fin quando non c'è stato addirittura poi l'arresto dello stesso Mazzei insieme a uno dei rennesi che faceva parte della famiglia Buffirenti. E quali sono le altre conferme a parte questa che le dice dell'arresto del Mazzei col rannesi? Ricorda qualche episodio altro? Lei ha detto, poi ci sono state altre conferme tra cui... Conferme per esempio la morte di Arturo Cattabiano. Era una morte anomala, non era una morte che la poteva fare una famiglia come i Cussoti, cioè noi li escludavamo tutti, i Cussoti sì, hanno fatto forse qualche omicidio, ma su 20, 10, quelli che sono stati commessi, l'1% noi davamo la coppa ai Cussoti, il resto davamo la coppa appunto alla famiglia Santapao. Ma noi lo riscontravamo su come venivano fatti questi omicidi, questo è il discorso. Ecco, lei ha parlato della pace fatta con i Laudani, da parte del vostro gruppo con i Laudani, dopo gli omicidi successivi a quello di Nino Pace. A questa riunione di pace parteciparono personaggi di altri gruppi oppure furono soltanto... i gruppi, i rappresentanti dei vari gruppi in guerra? Guarda, io quando loro hanno fatto questa pace io mi trovavo in carcere e poi non ho mai diciamo chiesto come sono avvenuti i fatti, perché non c'è stata mai una chiarezza, cioè una pace fatta con baciere vera e propria o con persone che si prendevano la responsabilità che succedesse qualcosa. Là succedevano degli omicidi in continuazione, dicevano che c'era pace e gli omicidi succedevano lo stesso, quindi che ci sia stata questa riunione fra clan, Cappello e Sciuto, non lo so io, questo qua non l'ho mai saputo che riunione c'è. Quale fu la posizione rispetto a queste guerre tra il vostro gruppo e quello dei Laudani? Tra il vostro gruppo e quello dei Cussoti, quale fu la posizione assunta dal gruppo di Jimmy Miano? No, la posizione assunta dal Jimmy Miano fu quella che è stata poi più vicina a noi, al gruppo Pillera. Quindi niente, che lui diciamo che era un nostro alleato, piano piano si inseriva nel nostro clan, diciamo. Avevo molto più simpatia per noi. Lei conosce i fratelli Branciforte? Sì. Ecco, ce li sai indicare? Uno lo conosco, Filippo, che abbiamo fatto cacciare insieme. Un altro è morto, l'altro non lo conosco. Uno è morto nella guerra appunto fra
Il Pillera e Santa Paola nell'82, Giacomo se non mi sbaglio si chiamava. E lei sa da chi fu ucciso? Sì, appartenente al nostro clan, tipo Amato. Ecco, Alfio, quindi loro a quale gruppo appartenevano? A quale gruppo apparteneva il defunto? Al gruppo Santa Paola. E il fratello Filippo, del quale lei ci ha appena detto, a quale gruppo appartiene? Si è inserito in organizzazione? Allora, al gruppo Santa Paola anche lo appartiene comunque. Lei ha parlato ha detto che l'omicidio del Branciforte, tra gli autori dell'omicidio del Branciforte, ha indicato un Amato, chi in particolare? Alfio Amato e Domenico Amato, erano zio e nipote. Ecco, Alfio Amato è parente di altri personaggi con lo stesso nome, con lo stesso cognome? Sì, loro sono una famiglia numerosa, quindi c'era Alfio Amato che ha una serie di fratelli, poi c'è uno zio che sarebbe fratello di Domenico che si chiama Salvatore Amato, che fa parte della famiglia Santa Paola, e il nipote faceva parte della famiglia Ferlito. Cioè, quindi c'era questa strana coincidenza, sì, sì. Che nell'ambito della stessa famiglia... Anche i due fratelli Amato, sarebbe Domenico Amato e Salvatore Amato, erano uno con Santa Paola, il Salvatore, e il Domenico Amato era appunto con Affio Fellito e poi Salvatore Pillera. E lei sa se il Salvatore Amato opera in qualche zona particolare? Salvatore Amato opera nella zona di... Ha lasciato tanta pamme, ma non mi ricordo come la via. Lei, con riferimento alla lei con riferimento all'organizzazione cosiddetta del Santa Paola, è in grado di dare indicazioni, e ovviamente se dà indicazioni ce ne dice la provenienza, sulle attività illecite di questo gruppo? Guarda, io il gruppo Santa Paola non l'ho mai frequentato, anche se a qualcuno lo conoscevo, ma così abbiamo avuto sempre pochissimi rapporti. Addirittura rapporti solamente di saluti e basta, anche se conoscevo un pochettino tutti, o per sentito dire o perché me li indicavano come personaggi del clan. Poi era facile la lettura della situazione catanese, diciamo, sia il Santa Paola da una parte che sia il Pillera dall'altra parte, perché chi sta in carcere a Catania, quando venivano arrestati gli elementi sia da una famiglia che sia dall'altra, sapevano già dove andare come sezione delle carceri di Catania. Quindi la famiglia Santa Paola andava nel lato sinistro, braccio sinistro chiamato. Parlando di Piazza Lanza? Sì. Okay. E la famiglia Pillera, braccio destro. Cussote braccio destro, ma Passoto braccio sinistro, quindi era una lettura facile, non era così difficile. Poi con alcuni personaggi del gruppo Santa Paola, diciamo, non ho avuto mai niente a che fare con loro. Solo negli ultimi mesi, prima della mia collaborazione, per esempio, ho avuto qualche incontro con qualcuno di loro. Ma anche se io li conoscevo, però in effetti precedentemente a questi fatti non avevo mai avuto a che fare con loro. Ci vuole dire la natura di questi incontri e le persone che partecipavano a questi incontri e le occasioni di questi incontri? Allora,
Un nostro affiliato che era Nino Balsamo, Nino Capone, insieme al Nuccio Ieni e poi entro anche io, diciamo, in questo discorso, stavano cercando di sistemare una situazione con un commerciante d'abbigliamento della zona di Mister Bianco, un certo Salvatore Indravaia, che era titolare della FAIS, un negozio d'abbigliamento. E l'incaricato, cioè da un lato c'eravamo noi che ci interessavamo appunto per sistemare la questione che sto parlando, e dall'altro che si interessavano per avere dei soldi, perché era un debitore nei confronti di queste persone, erano personaggi appartenenti al gruppo del Santa Paola, alla quale uno era il Santo Battaglia, l'altro era Franco Massiglione, un altro Francesco Salaro Arcidiacono, quelli che erano interessati, diciamo, al recupero di questi soldi. E cioè, mi faccia capire, si trattava di soldi che questo imprenditore doveva a che titolo a questi... Allora, qua c'è tutta una storia, cioè che nasce, questi qua dicono che, perlomeno lui racconta che gli hanno prestato, gli avevano l'Indravaia, che gli avevano prestato dei soldi, che dopo qualche anno questo qua non ha potuto più pagarli ed erano aumentati vertiginosamente questi soldi, cioè ora non mi ricordo la cifra che loro gli avevano dato, però mi ricordo la cifra che doveva essere restituita. Quindi diciamo che era quasi 1 miliardo di debiti, se non mi ricordo male, insomma era una grossa cifra, alla quale questi qua dice che lo minacciavano, lo volevano ammazzare se non gli restituivano questi soldi, quindi ha interpellato appunto a noi per poterlo aiutare in questa situazione. E infatti noi abbiamo cercato di aiutarlo, ma abbiamo avuto, perlomeno io ho avuto più di qualche appuntamento, uno o due appuntamenti con loro, appunto per chiarire un pochettino tutta questa situazione, che sembravamo che ci si... pare, cioè ad un certo punto del discorso sembrava che ci eravamo riusciti. Sì, un attimo, quando facciamo fare il cambio del segno. Vuole ripetere? Niente, ad un certo punto sembrava che ci eravamo riusciti, cioè a sistemare questa situazione, perché loro sembravano disponibili, diciamo, che a sistemarla, perché se lui gli dava i soldi loro non avevano motivo di avercelo appunto con questo Salvatore Indravaia, solo che questo non aveva i soldi per poterli restituire, quindi noi ci siamo impegnati a fargli fare degli assegni, delle rate che abbiamo consegnato a loro a chi? Appunto al Massiglione, al Arcidiacono, Santo Battaglia, e una sera c'era anche uno che si chiama Barone, Nuccio Barone. Se il nome questo non lo so. E niente, abbiamo consegnato queste cambiali, cioè abbiamo trovato l'accordo che lui pagava sti soldi con le somme che erano state stabilite in questi assegni, in queste rate, quindi gliele abbiamo dati. Allorché Indravaia, il primo assegno mi sembra che è stato pagato, il secondo assegno gliel'ho procurato io, 30 milioni, presso Giuseppe Scaringi, gliel'ho dato per fargli coprire un altro assegno, perché in effetti ci eravamo impegnati e volevamo portarlo a compimento. E niente, e da lì a poi è successo tutta una serie di cose che... e abbiamo lasciato, poi io me ne sono andato, quindi non sono rimasto più nella città di Catania, quindi non l'ho seguita più questa cosa, però diciamo che ho avuto appuntamenti appunto per questo fatto, per discutere
la situazione di questo Indravai, però man mano che si discuteva questo fatto del sabotaggio Indravai, noi abbiamo subito la morte di Nino Capone, che è scomparso e non se ne è saputo più niente. Cioè Nino Capone è quello che lei ha detto Balsamo, sì, Nino Balsamo. E poi niente, una volta scomparso lui, sono rimasto io e lo Ieni e ci siamo interessati fin quando abbiamo preso appuntamento con queste persone, ci siamo visti, abbiamo discusso un pochettino di tutti questi problemi, diciamo che siamo arrivati quasi all'accordo in cui gli abbiamo dato gli assegni. Ma questi debiti erano debiti soltanto nei confronti di queste persone fisiche oppure erano anche debiti nei confronti di altre persone? Di qualche società, non lo so. Ma allora, questo qua dicevano che c'erano soldi, cioè, di un certo Carmelo Sciuto che c'ha l'isola delle scarpe. Che c'è poi. Un negozio? Che cos'è un negozio? Un negozio di scarpe, sì, assieme a Mister Bianco. Poi parte di questi soldi dici che loro si erano, sto Carmelo Sciuto si era impegnato tramite una finanziaria a fargli fare questo prestito, ma non mi ricordo di quanti milioni. Ricorda per... il nome della finanziaria? No. E chi faceva capo questa finanziaria? No, no. Comunque che erano interessati, sempre loro. Loro chi? Quelli che sono venuti a discutere questo fatto, il Battaglia, il Massiglione e l'Arcidiacono, diciamo. Perché era con loro che Salvatore Indravaia, diciamo, aveva questo debito. Quindi, che a sua volta era stato raccontato che il Sciuto Carmelo si era impegnato appunto con questa finanziaria a fargli fare questo prestito, che lui questo prestito poi non ha rispettato a pagarlo, quindi da lì il Indravaia ha avuto un battibecco con questo Carmelo Sciuto. E, insomma, è tutta una serie di cose. Poi dicevano che c'erano soldi anche di un altro ragazzo. Di chi? Di Montepò. Come si chiama? Che adesso mi sta sfuggendo il nome. Che fa parte sempre della famiglia di Santa Paola. Santo Spascio, una cosa del genere. O Spascio, Franco Spascio. Comunque. Ma queste cose chi è che le diceva? Mi piace capire. Ma a me, io tutta la storia la so dall'Indravaia Salvatore. Cioè era l'Indravaia Salvatore? Prima a raccontarmi queste cose, cioè a farmi raccontare la verità, come si erano svolti appunto tutti questi fatti e come erano arrivati a cifre così enormi. Poi quando io mi sono incontrato con loro, l'ho chiarita con loro e loro mi hanno confermato tutto quello che mi diceva il Salvatore Indravaia. Quindi diciamo che abbiamo avuto questo appuntamento noi per chiarire la situazione un pochettino di Indravaia e noi eravamo là appunto non per garantire Indravaia ma più che altro per non fargli succedere niente e fargli restituire questi soldi, diciamo, a queste persone. Quindi per questo qua io ho avuto, diciamo, questi appuntamenti con queste altre persone.